avvicina sempre più la data in cui si dovrà pagare l'ultima rata dell'IMU, l'imposta sulla casa, e già fioccano le polemiche e si prevede un possibile caos. Insomma, i cittadini non solo dovranno pagare la tassa sulla casa, ma rischiano di non sapere l'importo da versare. Il saldo del pagamento dell'IMU, che riguarda i proprietari di qualsiasi appartamento, anche della prima abitazione, dovrà avvenire il prossimo 17 dicembre, ma un allarme arriva dai CAF, i centri di assistenza fiscale. I comuni italiani infatti hanno tempo fino a mercoledì prossimo per rendere definitive le delibere sulle aliquote da applicare a livello locale, che hanno già deciso in via provvisoria entro il 30 giugno. Oltre la metà dei comuni dovrebbe alzare al massimo il livello di tassazione, che mediamente potrebbe essere del 50% in più rispetto al primo versamento di giugno. Poi ci saranno 30 giorni per la pubblicazione ufficiale e la trasmissione al Ministero dell'Economia per una consultazione pubblica dei documenti. Troppo tardi, dicono i centri di assistenza fiscale, con il rischio di una mancanza di certezze su quanto realmente dovranno pagare i cittadini nelle varie città italiane fino a pochi giorni dalla data di scadenza dell'IMU. Ci sarà insomma poco tempo per reperire delibere, fare le verifiche, inserire le aliquote, superare tutte le problematiche interpretative. Anche perché se a giugno il primo acconto pagato dai cittadini per l'IMU era calcolato su aliquote base, a dicembre invece saranno proprio i comuni a dover dare indicazioni precise per poter versare il saldo. A complicare ancora di più la vita dei cittadini c'è poi la mancanza dei modelli per le dichiarazioni. Il rischio reale è quello di un ingorgo negli uffici dei centri di assistenza fiscale che aiutano i cittadini al pagamento delle imposte. La proposta avanzata al governo dai CAF di venire incontro ai cittadini spostando la data di scadenza dal 17 al 31 dicembre è stata però bocciata oggi dal ministro dell'Economia Grilli. Le scadenze sono quelle previste e restano quelle. Spero che i comuni che non hanno deliberato ancora, dice il ministro, lo facciano presto, altrimenti si mettono a rischio gli obiettivi di deficit.